tutta Sanremo. Oltre il festival. Eccoci qui in diretta da Villa Nobel a Sanremo su Radio Bella e Monella. Abbiamo Maninni. Ciao, ciao a tutti. Benvenuto, benvenuto. Grazie mille. Come stai? Ti sei divertito dopo l'esordio sul palco nell'edizione di quest'anno? Ti sei rilassato un po' oppure... Mi sono rilassato, però c'è ancora molta adrenalina e c'è tanta voglia di risalire sul palco, perché una volta che sali non vuoi più scendere, ed è stato molto bello, devo dire che mi sono divertito veramente tanto. Quindi non troppa paura, una volta che si rompe il ghiaccio poi è come esatto. Una sorta di dipendenza, ok, ci voglio quando si rompe di nuovo. Il ghiaccio diventa una sorta di dipendenza, sì. Bene, bene, allora ti va di raccontarci un po' come nasce Spettacolare, il tuo brano in gara, e come è stato il processo insomma per arrivare insomma poi anche a decidere di portarlo a Sanremo? Spettacolare è nata un anno e mezzo fa più o meno, era l'estate del 2022, e in quel periodo era un periodo particolare, stavo per mollare tutto dal punto di vista artistico, volevo continuare parallelamente alla mia carriera da producer, e da quelle difficoltà, da quegli ostacoli in realtà è nata questa canzone, che poi parla proprio di quello. Parla appunto di come si affrontano questi ostacoli che la vita ti mette davanti, di quanto è importante imparare a rialzarsi, ma soprattutto imparare a cadere con stile, perché quando impari a cadere con stile sai bene dove mettere le mani, quindi sai farti meno male. Sai proprio non farti male, sono d'accordo, hai anticipato quello che stavo pensando, quindi è una cosa che condivido pienamente. E non solo cadere senza farsi male, ma proprio anche riuscire con una quasi coreografia a ritornare anche più forti di prima. Adesso esatto. So che ci sono delle belle novità in arrivo, giusto? Ci sono delle bellissime novità, è un periodo veramente particolare, emozionante per me. Ci sono tante prime volte, e oltre quella del Festival di Sanremo, venerdì uscirà il mio primo album. Sono molto felice, dal titolo Spettacolare come la canzone in gara, è un album molto variegato, un album che racchiude canzoni che sostanzialmente parlano della mia vita, e ho cercato di raccontarmi a 360 gradi. Dalla settimana prossima, già da lunedì, partiamo con il primo in store e non vedo l'ora di insomma incontrare e abbracciare tanta gente. La gente che tra l'altro ha risposto molto positivamente dopo la tua performance sul palco. Io ho letto un po' sui social tantissimi apprezzamenti su quella che è stata poi la tua esibizione appunto nella prima serata del festival. Come percepisci proprio l'affetto del pubblico? Mi fa veramente tanto piacere, perché comunque io credo che la cosa più importante di quando fai musica è proprio arrivare alla gente, entrare nel cuore delle persone, e per me, almeno per me, è la cosa più importante. Sapere che questa canzone sia entrata nei cuori di alcune persone è veramente bello. Anche perché la musica nel tuo caso nasce anche e soprattutto per l'amore per la chitarra e il pianoforte, sono delle passioni che comunque continui a integrare in quella che è la tua musica, in quelli che sono i tuoi pezzi, oppure ti concentri più su altro? In realtà quando innanzitutto suono per scrivere, perché scrivo le mie canzoni, quindi parto sempre da uno strumento, o dalla chitarra o dal pianoforte. Sono gli strumenti che in qualche modo mi hanno fatto avvicinare alla musica, specie la chitarra, quindi è impossibile abbandonarli del tutto, ma tra l'altro producendo anche le mie canzoni insieme ad altri produttori, però principalmente sono produzioni che partono da me, è inevitabile appunto che io mi affacci ad uno strumento mentre scrivo. Scusa un secondo, perché sento dalla regia un suono strano. Oh. Che mi incuriosisce. No. Un minuto prima di entrare a teatro, soprattutto di essere sul palco dell'Ariston, cosa pensi o cosa pensate? Ma un minuto, non un'ora prima, un minuto. In quel minuto lì ho pensato, bene, sta per succedere davvero, c'era tanta paura, però prima di scendere le scale ho proprio tirato un urlo e ho detto spacca tutto. E quell'urlo è stato, devo dire, liberatorio. Sono arrivato sul palco, non ero ovviamente super tranquillo, perché ovviamente è un'emozione incredibile e il Festival di Sanremo ti mette insomma quel tremolio alle gambe, però quell'emozione poi sono riuscito in qualche modo, credo, ad esternarla con la canzone, no? Con l'interpretazione della canzone, e sono felice anche che questa cosa poi sia arrivata ad alcune persone.
Assolutamente, ma ti ha sentito qualcuno quando hai cacciato questo urlo o eri in, una, pensato, non eri in un angolino? Allora, c'era una persona con me e ho tirato l'urlo, mi sono girato e ho detto, oddio, ho fatto qualche... perché magari mi hanno sentito e invece ho detto no, tranquillo, non ti sente nessuno da qua. Chissà quanto, bene, perfetto. Quanto vale l'urlo nel backstage al Fantasanremo, chi può dirlo? Non l'hanno ancora inserito, non secondo me da quest'anno lo dovranno inserire. Assolutamente, grazie mille Vaninni per essere stato qui su Radio Bella e Monella. In bocca al lupo per tutto. Vive il lupo, grazie, ciao. Da Sanremo, oltre il festival, le voci di tutti gli artisti in diretta da Villa Nobel. Perché Sanremo è Sanremo.